Parcheggi e un miglioramento dell'offerta del trasporto pubblico locale. Sono queste le richieste che emergono dai primi approcci conoscitivi per quel che riguarda la stesura del POMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. È stato presentato intanto in una conferenza a Palazzo Fibioni, alla presenza tra gli altri del sindaco Biondi, il sito internet www.pomslaquila.it, che è un sito fortemente interattivo, ha detto l'assessore Carla Mannetti, in cui il cittadino stesso, oltre a poter compilare il secondo questionario online, potrà inviare le proposte per migliorare il trasporto e la viabilità. Biondi ha ricordato che l'amministrazione sta investendo molto sulla mobilità elettrica per rendere L'Aquila una città moderna ed europea. Ci sono interventi ed iniziative, ha fatto notare, come potrebbe essere la pedonalizzazione del centro, che inevitabilmente creeranno un dibattito in città, ma L'Aquila deve essere vivibile, vanno date risposte a commercianti e residenti. Il PUMS andrà in giunta entro la fine dell'estate per essere poi condiviso e approvato dal Consiglio Comunale, anche se già c'è stato un confronto nella fase preparatoria. Sì, oggi presentiamo il sito, diciamo, ha richiesto una fase di elaborazione abbastanza lunga perché è un sito molto, diciamo così, carico, molto ricco, non solo di documenti, ma è interattivo con la cittadinanza, quindi sarà da oggi messo online il questionario per la definizione degli obiettivi che noi già abbiamo definito negli incontri pubblici che abbiamo avuto, quasi 10 incontri, e poi ci sarà la possibilità di inviare direttamente delle proposte da parte delle associazioni e dei cittadini che verranno inserite nel sito. Quindi è una fase importante, soprattutto con riferimento a questo discorso della partecipazione. Attraverso il quadro conoscitivo che avete già presentato avete già potuto rilevare gran parte delle criticità e delle questioni su cui intervenire. Diciamo, a livello di mobilità oggi quali sono le aree più problematiche della città? Non mi riferisco al centro storico ma alle periferie. Il centro storico merita un'attenzione a parte, soprattutto con riferimento al discorso dei parcheggi. Sulle periferie ci sono le stesse criticità, cosa che è emersa proprio dai nostri studi, che si avevano prima del terremoto, nonostante l'assetto della città è cambiato. Quindi una forte criticità ad ovest e è marcatamente più forte invece la criticità ad est, che prima invece era un'area dal punto di vista del traffico un po' più libera, però sostanzialmente il quadro è rimasto lo stesso. Quindi parcheggi, ma soprattutto quello che ci hanno chiesto fino ad oggi i cittadini è un miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico locale, cosa su cui noi stiamo lavorando.